Autorità civili, militari e religiose della città di Pesaro si sono date appuntamento questa mattina nel piazzale della Capitaneria di Porto per un passaggio di consegne al comando della Guardia Costiera, unico nel suo genere in quanto tutto al femminile. Dopo 2 anni a Pesaro, il capitano di fregata Barbara Magro saluta il porto in direzione Roma, lasciando l'incarico a Claudia Di Lucca, proveniente dalla Capitaneria di Porto di Siracusa, con l'incarico di comandante in seconda. Un passaggio di consegne che a Pesaro è stato presieduto dal direttore marittimo delle Marche, Donato De Carolis. Credo che questo sia uno dei primi casi, dei primi eventi di passaggio di consegne che si alternano due donne, tra l'altro due ufficiali che conosco di provata esperienza, di cui la Magro, dobbiamo ringraziarla per tutto quello che ha fatto per il territorio di Pesaro. È stata molto, molto determinata, molto assidua nelle sue attività e quindi vale davvero il mio personale applauso. Alla subentrante, il comandante Di Lucca, facciamo i migliori auguri e sono sicuro che farà del suo meglio per il porto di Pesaro, per la città di Pesaro e per tutto il territorio che vale la pena di visitare, anche perché sono bei territori. Ho iniziato nel 2001, era da poco aperta alle donne la possibilità di partecipare ai concorsi nelle forze armate, la mia passione per il mare e in primis e la mia passione per i valori rappresentati da una divisa e dalla forza armata mi ha spinto a partecipare a questi concorsi, poi fortunatamente anche a superarli e quindi poi ho iniziato con la Capitaneria di Porto di Salerno, con l'ufficio circondariale marittimo di Torre Annunziata, dove ho fatto il comandante per 3 anni, comandante in seconda a Siracusa e ora arrivo qui a Prodo a Pesaro con l'incarico di comandante. È un momento per me emozionante, assolutamente. Lascio un incarico prestigioso dopo 2 anni assolutamente impegnativi. In questi 2 anni sono state svolte tantissime attività, sia in materia ambientale che di polizia demaniale. Ho avuto il supporto e l'aiuto di una squadra meravigliosa e un dialogo non comune con le istituzioni. Attività coordinate sapientemente e in maniera incredibilmente equilibrata da dalla Procura della Repubblica. Mi sono trovata veramente molto bene a Pesaro e quel che ho detto durante il discorso, lascio Pesaro con la malinconia di chi è stato bene, però mi porterò dietro un bagaglio di esperienze professionali e personali che mi accompagneranno per il resto della carriera. Porto di Pesaro è inserito nell'autorità di sistema del mare Adriatico centrale che per il porto di Pesaro determina quelle che sono le strategie per l'appunto di sviluppo. È un porto di rilievo internazionale per i traffici che ha con la Croazia, i margini di sviluppo sono notevoli e l'autorità di sistema saprà sfruttarli al meglio.